Somewhere along the lines, we start seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been, where you're going. I know I won't be home. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna... Buongiorno ragazze, fa un caldo che si schiatta. Comunque volevo farvi vedere i fiori che mi ha regalato Dario, che si stanno già un po' seccando, ma sono troppo troppo belli per il nostro mesiversario, perché lui ogni mese mi regala i fiori, ragazze. Questo qua ad esempio è una rosa vecchia che lui mi regalò, l'ho fatta seccare così e si è mantenuta benissimo. E vi faccio vedere un'altra cosa, beh, qua non ci fate caso, la bellezza di vivere da soli. Siamo baraccati qua in soggiorno perché sopra camera da letto è un forno, quindi dormiamo qua. Vi voglio far vedere questo qua, guardate, vi ricordate quando io seccai i fiori con la lacca? Ragazze, questo qua è un bouquet che mi ha regalato sempre Dario, su cui non ho messo nulla, né lacca né nulla, praticamente si è seccato meglio questo, perché quello con la lacca alla fine non ve lo dissi, ma si fece la muffa, quindi dovete buttarle quelle rose. Questo senza metterci nulla, in modo naturale, guardate, cioè lasciandoli così, si è seccato, cioè cambiando l'acqua il più spesso possibile, facendoli vivere più a lungo possibile, anche in modo sano e naturale. E poi alla fine sono rimasti così. Guarda amore, a mamma, che bel bouquet secco, sono troppo carini. Cioè solo lo metto là perché se no lei me lo distrugge, però vi assicuro che profuma ancora, troppo bello. Che vuoi tu? Lei vuole giocare. Praticamente ragazze, guardate qua questo suo pupazzetto che mi sono ricordata, abbiamo comprato da Ikea, ero anche dimenticata dove l'avevamo preso. Era un porcellino bellissimo, se vedete sul sito di Ikea, era rosa, bellissimo. Lo chiamavamo Peppa Pig, guardate, l'ha sbranato. E la cosa bella è che lei vuole solo lui per dormirci e per giocare. Quindi adesso mamma deve tornare da Ikea e prenderti uno nuovo di questo e sostituirglielo, e sperando che lo accetti come nuovo, perché non possiamo andare avanti così. Mamma, gliel'ho lavato, ma non solo non si pulisce, che l'ho messo tutto incostato. Sì, guardate, cioè è pazza di questo. E poi l'hai rotto, l'hai smembrato, hai tolto tutta l'ovatta, gli hai rotto una gamba, due orecchie. E sì, lei lo vuole, che il suo gioco ha tanti giochi in quantità, ma vuole solo questo. E ci dorme anche, è il suo figlio, il suo gioco e tutto. Dobbiamo andare da Ikea. Sì, decisamente. Ragazze, mi sono fatta questa maschera che è troppo bella. Coco Clear, è una maschera al cocco buonissima, cioè io vi devo troppo parlare di questi prodotti perché sono veramente veramente fantastici e sono tutti profumati al cocco, quindi sono bellissimi. Ho ancora le mani sporche di maschera, questa cocco che poi sembra cioccolato, vabbè, buonissima. Ed è una maschera purificante che quindi in estate è ottima, perché comunque dato che dobbiamo avere la pelle senza punti neri, senza imperfezioni, questa elimina tutte le schifezze dal viso. Cosa importante è che comunque ci trucchiamo poco, stiamo spesso senza trucco anche al mare, quindi la pelle deve essere proprio bella. Io odio i punti neri soprattutto d'estate. Questa qua è una maschera detox mask che serve appunto per eliminare i punti neri e tutte le imperfezioni, ed è profumata al cocco, è bellissima. È di Hello Body. Questi prodotti sono troppo troppo belli, sono tutti profumati al cocco. Ho detto no, devo troppo parlarne alle ragazze, poi casomai vi farò un altro video. Se volete vi posso fare anche un video per farvi vedere come li uso tutti quanti, perché sono davvero bellissimi. Quelli che mi stanno piacendo di più sono la maschera e questo, che è Coco Slim, è un olio tipo snellente per il corpo, sempre al cocco, troppo troppo bello. In questo flaconcino che è troppo carino, metallico, anche mi piace che è piccolino, quindi lo posso portare con me in palestra ma anche in vacanza, dappertutto. È un olio super profumato al cocco che contiene all'interno tutti gli ingredienti naturali, anche la maschera. Tutti questi ingredienti di Hello Body sono tutti naturali, quindi hanno un buon inci, non hanno silicone, non hanno paraffina, non hanno ingredienti chimici, sono proprio buonissimi. E questo qua è fatto da olio di avocado, olio di cocco, olio di jojoba, olio di ricino, olio di mandorle dolci, quindi è sia snellente, antismagliature, anticellulite, è buonissimo. E poi ha un profumo, ragazze, di cocco che, madò, vi giuro, è
E poi è così setoso che è piacevole spalmarlo perché è setoso, è profumato al cocco, quindi è troppo bello. Poi a me piace tantissimo veramente metterlo dopo la doccia. Io faccio così, lo metto sulla pelle ancora un po' inumidita e lo massaggio a fondo. E in questo modo penetra davvero e mi lascia la pelle morbida, molto idratata, molto bella anche dopo la depilazione, mi piace tantissimo. Sempre di questa marca Hello Body mi sono innamorata anche di altri prodotti che vi ripeto sono tutti completamente naturali. La crema corpo al cocco che è troppo troppo buona, è tipo una mousse al cocco buonissima. Poi c'è il balsamo labbra al cocco che ragazze vi dico è la fine del mondo, sembra di spalmarsi il cocco. Questo è veramente fantastico, sempre naturale, sembra tipo il balsamo al miele, guardate, cioè quando lo prendete è super cremoso, ragazze vi giuro è qualcosa di guardate, c'è un balsamo labbra lucido che è super morbido e volumizzante. Lo uso sia per strutturare le labbra sia per renderle più voluminose ed è veramente veramente bello, lo adoro. Mi viene voglia di mangiarlo per quanto è buono e profumato al cocco, vi giuro, è uno dei balsami labbri più belli che abbia mai provato. Poi è tantissimo, quindi penso che mi durerà per tutta la vita, evviva. E poi c'è il lip scrub, scusate, ho fatto un macello. Lo scrub labbra Coco Kiss, sempre di Hello Body, che è troppo buona, ragazzi. Questo è tipo come spalmarvi la fragola. È troppo carino, guardate, è tutto rosa. È fatto tipo con lo zucchero, completamente naturale. Quando lo prendete, sembra di spalmarvi la fragola, di mettervi qualcosa di fragoloso sulle labbra, è ottimo. Vi fate prima questo sulle labbra, poi mettete il balsamo e state a posto labbra morbide e voluminose. Comunque, tutti i prodotti di Hello Body mi piacciono tantissimo. Ragazzi, se volete provarli, c'è uno sconto creato apposta per voi che è Carlita20. Se lo utilizzate sul sito Hello Body, potete usufruire di questo sconto del 20% che è riservato a tutti i miei follower, vi ripeto Carlita20. Basta che sul sito al momento dell'acquisto vi chiede promo code e voi inserite questo codice sconto Carlita20, avete il 20% di sconto su tutti i prodotti presenti sul sito, quindi è una buona occasione per provarli, sono completamente naturali e io me ne sono innamorata, soprattutto della maschera e del Coco Slim, l'olio corpo, però un po' tutti, vi ripeto, anche quelli per le labbra, sono tutti veramente ottimi. Comunque se li provate fatemelo sapere, voi spesso mi mandate le foto su Instagram, mi fa molto piacere quando mi dite che vi trovate bene con i consigli e i prodotti che vi consiglio nei miei video, è veramente una grande soddisfazione per me. Sto guardando il vlog di Nancy. Guardate che faccia, l'ho bloccata. Scusami, Nancy, ma sei sempre bellissima. Guardate cosa dice, una cosa importantissima. Perché praticamente passo tutto il giorno a computer, perché oltre a fare queste cose che già facevo prima, mi sto occupando anche del sito online, del Yeah! sito di Carlita Il sito Shop, Carlita del Shop! e-commerce del Carlita Shop, Esatto, che ci sarà a breve il nostro sito. quindi tutti insieme in Brava un Nancy, video, lavora, quindi sto occupando lavora! molto del sito del Carlita Sì, è Shop, vero, quindi è non ho molto bravissima. tempo per fare altro. Sta tutto il giorno al computer, Non so se tra Nancy ha qualcosa, video, però mi sito. piace, sapete, io adoro il computer, adoro fare queste cose, Sì, quindi prima brava. mi occuperò di questo, poi non la vedo male, se avrò ancora altro tempo, non so quale tempo, perché No, tutti solo iniziano a fare Carlita questo sport. Per Shop. ora comunque mi sto concentrando molto comunque sul sito che dobbiamo far uscire a breve, sito Brava. online del Carlita Shop, Sì. quindi finalmente per comunque Oh, sapere tutte che le vostre richieste, perché ogni giorno veramente ci lasciate i commenti, ma quando bello! Sì, apre il è sito vero, in online, tantissime ce lo praticamente richiedete il quando sito del riuscirete, negozio. tranquille, faremo un sito bellissimo, stiamo Bellissimo, mettendo tutta la nostra passione per fare un sì, sito bellissimo, con questo bellissimo. sito poi venderemo ancora più cose Ancora per più fare il negozio, cose, quindi tutto, veramente venderemo tutti i scelta, vediamo prodotti tutti i che prodotti esistono. naturali Ci vendiamo anche che noi, potete sono comprare sempre anche buoni, Nezzi. che sapete, a me piace dare comunque scelta, magari, e finalmente magari le persone che non abitano a Napoli in campagna non possono comunque spostarsi, finalmente potranno comprare online i prodotti che noi mostriamo di video. Quindi, aspettate, manca poco e poi
poi manca poco, ragazze, manca veramente pochissimo. Evviva Calenda Shop Online, coming soon. Guardate i vlog di Nancy, cosa importantissima. Guardate i vlog di Nancy, so che in tante già lo fate perché mi venite al negozio, salutami Nancy, guardo i suoi vlog, come sono simpatici. Quindi seguite Nancy sul suo canale YouTube, ma ormai lei non ha bisogno di pubblicità, fa dei vlog bellissimi, anche molto visualizzati. Nancy Vlog, il suo canale YouTube. Seguite la mia sorellina, spesso ci sono anche io la guardo sempre ogni giorno perché così la sento più vicina a me, perché mi manca tantissimo. Poi c'è il suo fidanzato David che mi fa schiattare dalle risate. Comunque vi ripeto, ormai non ha bisogno di pubblicità perché i suoi vlog sono molto visualizzati e sono belli, li guardate, lo so. Quindi Nancy, fai tu pubblicità a me, facciamo questa cosa, perché ormai Nancy è più visualizzata di Carlita. Ciao amore mio. A Carlita Shop ci sono i saldi e c'è Dario. Ciao amore. Ciao ragazzi. Dai, mi sfotte, uffa. Comunque ho preparato queste pochette troppo carine, essenziali estate, dove ho scelto io i trucchi e i prodotti. E questa per pelle di porcellana, tutti i miei prodotti preferiti per la pelle. Abbiamo tante cose bellissime. Comunque questo, che è bellissimo duo, che abbiamo qua a Carlita Shop. Carlita, non mi sfotto perché io dico Carlita. Carlita, non che è bello perché puoi dare luminosità. Vai, 10 paginette di Carlita. Comunque ragazze, avete visto, a Carlita Shop è arrivata la nuova collezione Nabla, che abbiamo messo gli ombretti scontati. Comunque è bellissima, è troppo bella. Ci sono 4 nuovi rossetti, di cui questo è troppo bello. Non sembra, ma ragazze vi giuro che è troppo bello. Anche questo è bello. Poi ci sono i due eyeliner. Poi gli ombretti anche sono particolarissimi e belli. Poi ci sono questi altri, sono sempre ombretti. Poi mi piacciono troppo queste pochettine. Questa poi piccolina costa pochissimo ed è molto maneggevole da borsetta. Poi ci sono due nuove tinte labbra e i blush, anche sono molto belli. Cioè questi sono blush, questo è più un illuminante, questo è più una terra. È troppo bella questa nuova collezione. Noi abbiamo tutto Nabla perché è una marca molto professionale. La usano anche le truccatrici. Oh, cavolo, cosa mi sono fatta qua? Sono accorta adesso di essermi sporcata il gomito, non so come. Comunque, amore, lo sai che dicevo sempre un sacco di commenti positivi su di te? Sì. Nei commenti su YouTube. Un sacco di commenti positivi che... Grazie ragazzi. Che tutti quanti dicono che io sono fortunata. Sì, sei fortunata. A stare con una persona come te. È vero, sei fortunata. E tu non sei fortunato? No, io chiamo Dario, non fortunato. Io sono fortunata. Chi è fortunato, amo? Semo, tu sei fortunato a stare con me e io sono fortunata a stare con te. Ma soprattutto secondo te le ragazze sono tutte invidiose. Perché dicono che loro vorrebbero, cioè invidia nel senso buono, che loro vorrebbero addirittura un ragazzo come te. Ma cioè, cosa ci fai alle donne, amore? Niente. Caricata la fotocamera, continuiamo col cellulare. Quindi, sono delle tutte... clienti. Sì. Buonasera. Vabbè, continuiamo. Ciao, dopo. Una nicchia. Cosa? Ragazzi, comprate questa qua che è finita, che odora di vaniglia. Ragazzi, le tinte non me le compro per sniffare. Dare le prese con le tinte labbra. Comunque stavo dicendo questa cosa, che tutte le ragazze sono invidiose di me in senso buono, nel senso che dicono: ah, vorrei pure io un ragazzo come Dario. Ci sono. Ma perché, allora, tu che caratteristiche hai? Tu. Perché sei così desiderato alle donne? Non lo so, lo dicono gli altri. Io non c'ho niente. Cioè, secondo te perché? Non lo so, non perché c'ho niente. Perché sei dolce, sei carino. Comunque cercate altrove. Vi aspetto a Carlita Show. No, facciamo conoscere il tuo fratello, che è l'opposto tuo, però vabbè. Vabbè, sempre fa parte del sempre mio sangue. Sempre un del re.
Comunque ragazze, per il mese di agosto ci state chiedendo in tantissime. L'ultimo giorno di apertura sarà il 12 agosto, sabato 12 agosto, poi chiudiamo e andremo in vacanza. E c'è qualcuno che ci ospita. Veramente, ci volete ospitare qualcuno? C'è qualcuno che ci ospita? Dai, facciamo come quelli della facciamo canzone. Facciamo 2 giorni a parte, 1 giorno a un altro. Veniamo giorno. Senza oppure pagare. Oppure c'è qualcuno, ho detto, la settimana, noi. Settimana. Allora, Dara sa fare il caffè, io so cucinare, quindi sta a posto. E poi riapriremo il carino shop. Mi faccio pure la colazione, cornetti a cioccolato la mattina quando sono pieni di Nutella. La tua che specialità. E acqua con limone. E poi acqua con limone per però la mattina quando vi svegliate già faccio la colazione, cornetto, Nutella. La tua specialità, amore, sai latte, qual è? Andare a comprare cornetti con la Nutella. Non falli, andare a un sacco di schifezze. Sono il primo. È il primo. Quindi vi dicevo, ultimo giorno, 12 agosto, saremo aperti, poi chiudiamo e riapriamo il 28 agosto. Novembre. Ah, riapriamo il 28 agosto. Quindi potete venire fino al 12 compreso e se no puoi venire direttamente il 28, noi vi aspettiamo con tante novità e ci sono ancora saldi e tante sorprese. Saldi. E restate sempre sintonizzati perché a breve vi diamo la notizia del sito. Carlita Show. Carlita. Gagarismo. Comunque ragazzi, grazie dei complimenti. Vi aspetto su Rai 1. No, su Italia 1. No, su quarto canale. No, la Carlita Show. Bene. Usciti, vero amore? Stiamo andando ad una cena bellissima che faremo con i nostri amici della palestra. E noi come al solito abbiamo fatto tardi perché siamo i soliti di tarda. Tu leva a me a mie zecche. Ok, io ho fatto tardi. Io non l'ho. Dario no. Comunque ragazze, io volevo far vedere il mio outfit, ma se avessi perso tempo a far vedere l'outfit saremmo arrivati direttamente per il dolce, quindi ho detto vabbè, però appena arriviamo là facciamo una panoramica, facciamo vedere il mio outfit, secondo te ne vale la pena, è bello? Faccio vedere l'outfit di Dario allora. Comunque c'ho sempre questi orecchini che l'avevo mostrati nelle IG Story e perché me l'ha fatti mamma. Sono troppo troppo belli, fatti a mano da lei. Le adoro, mia mamma c'ha la passione per questi hobby creativi, è un po' un artista. Me l'ha fatti intonati allo smalto, perché avevo messo questo smalto che adesso sembra turchese ma non lo è, tipo color Tiffany, verde azzurro, e lei ha detto guarda te l'ho fatti abbinare, troppo carina, infatti me l'ha portata in negozio a Carlita Shop, mi ha fatto sta sorpresa. Comunque ho messo il rossetto rosso e abito nero, a me piace tantissimo mettere abito nero e il rossetto rosso elegante. Poi ho messo un po' di illuminante qua, sempre tutto by Carlita Shop, anche il rossetto rosso by Carlita Shop. E poi il tocco, amore, ci vuole. Ma sharp, no, è tipo un foulard, il tocco perché sono tutta scollacciata. Allora ho fatto un tocco da signora leopardato, guardate. Questo piacerà tantissimo a Nancy. Questo, oddio, così devo la befana. Guarda, si mette così sulle spalle, leopardato, perché ho tutto sotto nero, ho dato un tocco di Carlita Style. Comunque ragazzi, questi non capiscono nulla. Chi piace il leopardato mi scriva nei commenti, metta un'icona di leopardo nei commenti. Comunque si vede anche il mio trucco che è molto semplice, semplicemente messo rossetto e un po' di illuminante qua. Che beh, certissimo, questo illuminante che qua, anche qua l'illuminante che ho io a Carlita Shop è bellissimo e io lo metto ogni giorno, si illumina. Comunque tutto questo, io ho tantissima fame, tu? No amore, mangio un po' di frutta. Solo un po' di frutta, no vabbè, poi facciamo vedere tutto quello che mangeremo. Speriamo che si mangia bene perché sennò ci andiamo a fare una pizza. Sì. Sì. Non c'è luce, amore, non si vede nulla. Ecco amore, qua. Ah, non si vede. Siamo già in un film. Siamo sul lago. Lago d'Averno. Adesso mio amore farà vedere il mio outfit. Vieni amore. Sì, ciao, siamo sul lago. Che bello. Siamo bellissimi amore. Adesso mio amore fa vedere il mio outfit. Bello. Dai. Prendo il cavolo del telefono dell'altro. Che fare, compriamo un altro. E dai. E quindi devi inquadrare dal basso e solo.
girati, pirouette, puzzette. Giro l'altra volta, fa la riverenza. Dai, mi piace questo vestito, amore. Sì, è bellissimo. Che bello. Ma tu sei bellissimo, amore. Grazie, amore mio. Mi guardi sempre le tette. Fai già fare. Sì, guarda le tette perché ci sono e le facciamo vedere. Bellissimo, amore. Dove parte il primo treno? Il battello. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Ma che fotografo c'è? Sì, ma il masto. Amore, cin cin. Mi raccomando, da questo non mangiate. No. Ma no. Che ora dobbiamo mangiare? Spegni sicuro.